Eccoci, buongiorno a tutti, Riccardo Di Gasparro. Allora, fatemi fare un attimo la solita condivisione, che vedo che sta andando bene. Io con queste azioni purtroppo devo aumentare il mio staff anche per fare queste cose, perché veramente mi snervano un po', mi snervano un po'. Allora, però lo faccio perché vedo che c'è roba buona e quindi vedo che piace, allora lo faccio. Allora, fatemi condividere un attimo questa live. Buongiorno a tutti, vedo che state arrivando. Buongiorno a tutti. Oggi una live importantissima. Come faccio ad aprire la mia attività di network marketing all'estero? È difficile, parleremo un po' di tutto questo discorso, a cosa dovete fare attenzione. Se è il caso che lo fate, se è il caso che non lo fate, perché non dovete farlo e perché dovete farlo, insomma, parleremo un po' di tutto quanto. Fatemi condividere un gruppo. Allora, condividere un gruppo. Riccardo Di Gasparro, ecco la community, taccate. E la condivido di qua. Venite, signori, venite, adesso scrivo. Venite, signori. Venite, signori, venite. Ok, a posto. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Condivisione riuscita, quindi ci siamo e ce l'abbiamo fatta. A posto. Come state voi? Tutto bene? Buongiorno a tutti. Vedo che iniziate a connettervi. Bravi, vedo che iniziate anche a taggare subito le persone. Ripeto, questa è una live totalmente anomala, ok, per il mercato italiano. E non solo, difficilmente vedrete queste live o comunque questi video, queste tematiche. Difficilmente vedrete affrontare in video queste tematiche da qualcuno. E io ve lo dico sempre, poi fate voi. Allora, vediamo un attimo, adesso ritorniamo di qua. Perfetto, mi sembra che è andato tutto a posto. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Federico. Ciao Andrea, buongiorno, ciao Adrian, ciao Christian, ciao Antonella, ciao a tutti, Chiara, Luigi, Mirz, Rocco, vedo che vi state connettendo tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, entriamo subito nel vivo. La tematica, come avete visto dal titolo di questa live, è una tematica molto complessa e nella stragrande maggioranza dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, i leader di solito nel mondo del network marketing non sanno di preciso cosa si deve fare, ok? Quindi c'è sempre una problematica alla base, ok? Quindi è per questo che vi dico che tutta sta roba qui difficilmente la ritroverete altrove, ok? Perché sono discorsi un po' complessi che non affronta quasi mai nessuno, ok? Allora, come si apre? Ciao Gabriele, ciao Cristian, ciao a tutti. Come si apre il business all'estero? Questa è una tematica estremamente importante quanto delicata. Dovete stare in campana, se no rischiate di finire inchiappettati. Io ve lo dico, ok, tanto ormai conoscete anche questi termini e compagnia bella. Ok. Allora, innanzitutto parliamo del territorio italiano, perché questo è un incontro online che stiamo facendo sul territorio italiano e quindi parlo per gli italiani, ok? Ultimamente stanno arrivando tanti spettatori anche dalla Spagna, Stati Uniti, di qua e di là, però abbiate pazienza, io sono italiano, questo è un incontro online per il mercato italiano e quindi parliamo dell'Italia, ok? Allora, voi italiani, voi che state sul territorio nazionale italiano, potete aprire attività all'estero? Assolutamente sì, poi dipende dalla vostra azienda, dipende dal vostro piano marketing, dipende da un sacco di cose, ok? In linea di massima da dove dovete partire. Partiamo innanzitutto dai punti semplici. I mercati che voi volete aprire sono aperti dalla vostra compagnia? Cioè, ci sono due possibili risposte, sì o no. Ok? Se è aperto il mercato è tutto più semplice, ok? Non facile, è tutto più semplice se è aperto, ok? Se non è aperto, dovete fare tutto voi e la cosa è estremamente più difficile.
Quindi adesso vi spiego in dettaglio alcuni punti importanti, ok? Però dovete stare in campana su entrambe le parti. Allora, se è aperto il mercato, un consiglio che vi do è quello di chiedere innanzitutto amicizia, stringere i rapporti, non solo amicizia su Facebook, con i leader di zona. Quindi, esempio, volete aprire il business in Francia? Volete aprire il business in Mozambico, in Giamaica, iniziate a stringere rapporti in inglese, perché quasi sempre, mi stavo strozzando, ma che è? Quasi sempre è così. Chiedete amicizia e iniziate a stringere i rapporti. Questa è strategia, ok? Strategia spiccia. Iniziate a stringere i rapporti, quindi, ma tu gli eventi come li fai? Dove li fai? Cominciate a chiedere, ok? E prendere informazioni. Quando arrivate al punto di aver stretto amicizie, a questo punto potrete pensare, questo con il tempo, potrete pensare di delegare il vostro invitato lì di zona al leader di zona che avete conosciuto, ma non prima. Se non stringete i rapporti, se non vi fate conoscere, se, soprattutto se non siete ancora minimo diamanti president a salire, perché siete pezzi grossi, ok? Se avete qualifiche inferiori o comunque non avete ancora fatto qualifiche, dovete dire anche, cosa molto importante, a quale organizzazione appartenete, a chi siete figli. Avete presente in Italia questa cosa che si dice a chi sei figlio? No, si dice al sud. Ma tu a chi sei figlio? Voi dovete fare la stessa identica cosa con i leader all'estero, quindi dovete dire a quale rete, ok, appartenete, perché magari il leader di zona conosce il vostro leader in upline, dovete muovervi con intelligenza. Quindi questa è tutta strategia per permettervi di lavorare al meglio, senza problemi e senza troppe paranoie mentali, ok? Quindi prima fate tutto questo e poi mandate la persona. Questo se il paese è aperto. Ma in ogni caso, prima di mandare la persona all'evento, fateci un appuntamento Skype, muovetevi in Zoom, fate tutto quello che dovete fare, ok? Ma fatevi conoscere bene prima voi se è un contatto freddo, ci fate una Skype. Se è un vostro amico e quindi un contatto caldo, fateci la Skype lo stesso, comunque in ogni caso prima di mandarlo dal leader che è presente in quella nazione, che ha gli eventi di quelli, la meeting, compagnia bella, super eventi, fine settimana di formazione e compagnia bella. Perché vi dico di fare queste cose? Perché sennò rimanete inchiappettati, vi fregano i distributori. Quando molti, io perché dico sempre, state in campana a quelli che dicono: no, siamo una famiglia, siamo tutti una famiglia. Ho capito, sì, è vero, siamo tutti una famiglia, ma ognuno deve pensare al suo portafoglio e ognuno deve stare a casa sua. Ok, perché siamo una famiglia tutti insieme, ma siamo tante famiglie diverse, poi ognuno, cioè io non è che ho dentro casa 300 miliardi di distributori, questa è casa mia, ci sto io e la mia famiglia, ok? Quindi fate attenzione poi a quello che traducete, ai messaggi che traducete, che magari appunto alcuni leader vi dicono sul discorso della famiglia, no, stai tranquillo di qua e di là, non è vero. Non dovete stare per niente tranquilli quando costruite il business all'estero. Perché vi dico questo? E perché Riccardo Di Gasparro vi fa una live su questo? Perché io ho aperto più nazioni all'estero assieme alla mia squadra e al mio network. Ok, quindi so perfettamente di cosa sto parlando. L'ho aperto anche in Africa. Ok, questo giusto per dimostrare un attimo a tutti che bisogna essere coerenti. Io non vi parlo di cose che non faccio e che non ho fatto e che non ho testato. E non insegno agli altri cose che io non ho provato, non ho vissuto e compagnia bella. Questo è giusto per mettere i puntini sulle i, che in Italia ci vuole, che è pieno di soggetti non identificati, ok? Che millantano cose, ti vogliono insegnare, come quelli che ti vogliono insegnare come si fa, come si guadagnano tantissimi soldi nel network marketing di qua e di là e prendono 50 euro lorde, 100 euro, 150 euro, quello che è, ok? Quindi, tutto chiaro? Quindi attenzione a quello che traducete, perché all'estero, quando voi andate in un'altra nazione aperta, sì, il vostro network, di solito nel mondo del network marketing, non si dovrebbe, non
non si lavora nel mondo del network per fregare le linee degli altri. In teoria non dovrebbe essere così, nello stesso network non ci si frega le linee, ok? Però purtroppo io vi posso garantire che dopo 10 anni di carriera io ho visto fin troppe volte fregare distributori con scuse di qua e di là. Quindi state in campana e muovetevi come vi sta dicendo, come vi sta consigliando Riccardo Di Gasparro. Fidatevi, ok? State in campana. Va bene? Tutto chiaro questo discorso? Se avete qualche domanda su questo lato, fatemela pure. Io intanto vado avanti. Se il mercato è chiuso, è peggio ancora, perché il mercato, innanzitutto, un mercato chiuso, voi personalmente in un mercato chiuso non potete operare, è illegale. Quindi partiamo da questo punto di vista, ok? Però sappiamo bene che nel mondo del network marketing alcune nazioni si aprono proprio così, sono state fatte queste cose, ok? Quindi cosa dovete fare? Cosa dovete fare attenzione se il mercato è chiuso? Questa è una cosa molto importante. Innanzitutto dovete testare comunque il territorio. Chi c'è in quel territorio? Cosa ha fatto? Che qualifica ha? Si stanno già muovendo? C'è qualcuno? Le spedizioni sono operative? Che problemi ci sono? Dovete fare un resoconto generale, ok, di quel mercato che è ancora chiuso. Quindi controllare a tappeto tutto ciò che riguarda l'organizzazione del business, chi c'è, chi lavora, le spedizioni, chi si sta muovendo, chi non si sta muovendo, problemi che ci sono stati, problemi che invece sono stati già superati. Dovete diventare dei geni, buongiorno a tutti, dovete diventare dei veri esperti, ok, del territorio, anche e soprattutto quando il mercato è chiuso. Quindi dovete conoscere meglio di chiunque altro la zona, ok? Tutto chiaro? Questo è molto 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 importante. Un'altra cosa molto importante, sto vedendo mi stanno arrivando 7 miliardi e mezzo di messaggi WhatsApp sotto. Io devo disattivare WhatsApp quando faccio le live, perché mi irrita profondamente quando mi mandano i messaggi su WhatsApp, cioè mi dà proprio fastidio quando sto in live ricevere tutte queste cose. Allora, quindi vi stavo dicendo, è molto importante controllare queste situazioni qui. Un'altra cosa molto importante che dovete sapere è che se disgraziatamente volete aprire un mercato chiuso, innanzitutto è illegale, come vi ho detto, ma dovrete sopportare periodi di stress e di tensione altissimi, elevatissimi. Non è per niente semplice aprire un mercato chiuso, anzi è una delle cose più difficili in assoluto, perché di solito con ogni probabilità dovrete organizzare, si fa anche questo ragazzi, in alcune circostanze, in alcune situazioni, organizzare le spedizioni, organizzare tutto il lavoro, muovervi con delle call settimanali con i gruppi nuovi. Dovete stargli dietro tantissimo, non potete permettervi di essere superficiali da questo punto di vista. Dovete fare tutto quello che si deve fare, dovete farvi un mazzo grosso quanto una casa, ok? E dovete sopportare periodi di stress, ve lo ripeto, e di tensioni altissimi. Cioè dovete veramente diventare dei diamanti fin da subito. Per quello io sconsiglio, per quello ripeto con calma, per quello io, Riccardo Di Gasparro, sconsiglio a tutti i distributori che sono nuovi nel mondo del network, o comunque che ancora non hanno costruito una buona rete, ok, già in Italia, io sconsiglio di muoversi all'estero. Io lo sconsiglio. Prima la mossa intelligente, l'unica mossa intelligente che potete fare è prima quella di costruire il vostro business intorno a voi in Italia. Iniziate a muovervi bene in Italia, quindi partendo dal vostro angolo di casa, ok? Esempio, io sono a Roma, vi faccio un esempio pratico. Io sono a Roma, questa è casa mia, qui intorno c'è Roma, qui intorno c'è il Lazio, se allarghi ancora di più c'è il centro Italia, se allarghi ancora di più c'è sud Italia, nord Italia. Cioè questo per farvi capire che ci sono prima tanti step da fare prima di aprire il mercato all'estero. Tutto chiaro? Non fate assolutamente
come fanno tantissimi distributori che si fomentano nell'industria del network marketing, che si pompano all'estremo, ok? Fanno i mega mentor fin da subito, dicono: cavolo, voglio aprire il mio business all'estero. E io molte volte gli dico: sì, ma qui in Italia quante persone hai sponsorizzato già? Cioè, qui in Italia, tu che cosa hai fatto? Che qualifica hai fatto? Dove ti sei mosso? Dove sei andato? Hai fatto qualche tour? Hai già gruppi fuori dalla tua regione? Cioè, sei diventato un esperto prima del tuo territorio e del mercato nazionale italiano? Perché se tu qui non hai fatto una mazza, è solo perché sei fomentato, te ne vuoi andare all'estero e vuoi aprire un business, vuoi aprire la tua rete anche all'estero, e qua in Italia non hai fatto niente, fai una cazzata. Cioè, ma che roba è? Capite perché è importante comprendere questi discorsi? Perché tutti nel network vogliono aprire i business all'estero, reti all'estero, no? Perché io vado di qua, perché vedono tantissimi distributori che magari si muovono, no? In giro per il pianeta. Dovrete fare sempre attenzione a quello che il vostro cervello, ok, sintetizza, a quello che il vostro cervello traduce. Perché non è tutto, a volte, nel mondo del network marketing, non è tutto come voi pensate che sia. Non è così. A volte vedete tanti distributori che girano, no? Quello che sta, una volta sta uno alle Hawaii, uno alle Bahamas, uno di qua, uno di là, e magari non ha ancora una qualifica, ok? Che supporta tutti quei viaggi di qua e di là a livello di entrate. Voi pensate che anche voi, se non fate una qualifica grande, potete fare quello. Dovete sapere che le persone che girano, che stanno lì, che non hanno ancora raggiunto il successo, insomma, qualifiche di un certo livello di qua e di là, che girano a più non posso per far vedere sto lifestyle di qua e di là, dovete stare molto in campana. Perché molto probabilmente quelle persone hanno degli impicci, fanno impicci, riciclano soldi, c'è anche questo. Fanno un botto di impicci. Non è tutto oro quello che luccica, quindi dovete muovervi con intelligenza. Dovete sempre muovervi con intelligenza all'interno dell'industria del network marketing e dovete fare attenzione a quello che traducete, a tutti i messaggi che vi arrivano dall'esterno. Tutta la roba che vi arriva dall'esterno, voi dovete fare molta attenzione. Dovete fare veramente molta attenzione a quello che il vostro cervello recepisce, perché sennò rischiate di fare la fine di coppe quando regni a bastoni. Ok? Io vi parlo, ok? In modo molto spiccio. Quindi prima si parte da dentro casa tua, intorno a te, la tua regione, Centro Italia, esempio di Roma. Poi dopo andate all'estero. Ma mai prima, non fate mai questi errori. Io ve lo dico. Poi ragazzi, fate come vi pare. Se volete seguire i mega mentor che vi fanno vedere il lifestyle, che girano di qua e di là, e pensate che loro lo fanno grazie all'attività di network marketing, siete dei polli. Cioè, siete veramente delle persone che poi rimarranno inchiappettate, è inevitabile. E Di Gasparro ve l'ha detto, almeno Di Gasparro nelle live e negli incontri online che fa, tenta di spiegarvi queste cose. Poi fate voi. E continua a strozzarmi senza un motivo apparente. Vabbè, tutto chiaro ragazzi? Fatemi vedere se avete scritto qualcosa. Allora, no, vedo che state taggando tantissime persone, bravi, avete capito che è importante, eh? Buongiorno Angelica, buongiorno Emilian, buongiorno Stefania, buongiorno Annalisa, ciao Mariangela, ciao Lella, buongiorno a tutti. Ciao Marica, ciao Annalisa, no, già ti ho salutato, tutti quanti, bene, bene, bene. Anni di training, eh sì ragazzi, anni di training. Posso permettervi il lusso di farvi queste live perché io per primo le ho provate queste cose. Cioè poi non posso dirvi tutto, 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 ok? Perché ci sono anche cose che magari è meglio non dire, però. Se fate attenzione a tutta la base che tento di spiegarvi, sicuramente il vostro business di network marketing migliorerà, ok? Non avrà sicuramente tanti problemi. Io ho visto fallire tantissimi distributori,
fidatevi, più di quanto lontanamente potete immaginare, che non hanno ascoltato i consigli, non hanno ascoltato i suggerimenti strategici. Guarda che io già l'ho fatto, non ti muovere così. No, perché ho questo mio amico che è imprenditore e sta a Dubai, come quelli che se ne escono, no? Che hanno gli amici in tutto il pianeta Terra. Oh, perché io ho questo mio amico che sta a Dubai, non puoi avere imprenditore fortissimo, perché di qua, perché di là, perché su, perché giù. Sì, e quindi cosa vuoi fare? Gli voglio presentare il business. Come? Gli mando due cose su Messenger. Gli mando un attimo un video di presentazione su, che ne so, gli faccio vedere in Zoom una cosettina. Cioè, si muovono in modo superficiale. Se volete aprire il business all'estero, non potete essere superficiali. Non potete permettervi il lusso di essere superficiali, se no scordatevelo il network marketing all'estero, scordatevelo. C'è da farsi un culo grosso come una casa, c'è veramente da studiare tanto e dovete diventare degli strateghi del network marketing. Non date retta, ripeto, a tutti quei pseudo leader o leader veri che hanno il cash per muoversi, ok? Che girano, perché voi non potete fare lo stesso. Nella stragrande maggioranza dei casi. Poi mi seguono anche leader di un certo livello che vengono a vedere i nostri incontri online. Quindi non è per tutti, ci sono persone che mi seguono che hanno cash, che hanno i soldi, però la stragrande maggioranza delle persone è così. Io cerco di prendere tutta quella fetta che ancora non è riuscita a raggiungere un certo tipo di livello di qua e di là. A proposito, come si cambia città? C'è una strategia o succede naturalmente? Ciao Angelo, in che senso come si cambia città, Angelo? Come si cambia città dal punto di vista del piano marketing, cioè che tu ti sei registrato nel tuo network in Italia, in Olanda e vuoi andartene a Singapore? O come si cambia città, che, in che senso? Cioè, perché altrimenti non riesco a tradurre. Se mi fai una domanda specifica, io vi rispondo volentieri a tutte queste cose. Tra l'altro, lo so che è tosto fare anche domande su una live di questo genere, ok? Però sforzatevi, perché questo è il momento di fare domande, ok? Se volete fare domande, ovviamente. Quindi, Angelo, specificami bene la domanda, perché sì, insomma. Non l'ho agganciata, fammi una domanda più specifica. Anche questo è un training. Bravissimo Angelo, che è stato il primo a fare la domanda. Anche questo è training, ok ragazzi? Dovete fare azioni nel mondo del network, ma non solo, specifiche. Non vi dovete muovere, dovete smetterla di muovervi in modo superficiale. Ma poi tanto studierò, ma poi tanto leggerò, ma poi tanto mi informerò. No, lo devi fare prima, perché per aprire il business all'estero c'è da fare un lavoro della Madonna, cioè prima, ok? Dovete farvi veramente il mazzo grosso come una casa, ok? Prima è diverso. Un'altra cosa importante nel frattempo che arrivano le domande. Dovete fare molta attenzione alle abitudini delle persone con cui andrete a lavorare. Esempio, questa è psicologia spiccia per comprendere i mercati, ok? Esempio, io ho aperto il business anche in Africa, lo sapete, ok? Kenya. Ho dei collaboratori anche in Kenya. In Kenya c'è una psicologia totalmente diversa rispetto al romano o rispetto alla psicologia che può avere l'italiano, cioè sono due cose completamente differenti. Se in Kenya chiedete un appuntamento e un incontro per spiegazione one to one di piano marketing, business, prodotti di qua e di là, e date un appuntamento alle 9, ok? Di sera, è capace che lì in Kenya vi arrivano alle 11 a mezzanotte, per loro è normale. Perché Hakuna Matata, perché tutto tranquillo, dai, no stress, che succede? No, dimmi pure, cioè loro così fanno. Noi italiani invece abbiamo diverse psicologie, riusciamo ad essere pallosi anche in questo. Cioè a nord, quei nordisti, se tardate di 5 minuti vi attaccano i pipponi che non uscite vivi.
Al centro-sud Italia già siamo meno precisi, 10 minuti di ritardo, 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti nei casi più gravi. Quindi in Italia anche ci sono delle cose differenti da capire, ok? Se volete prendere appuntamenti con una persona del sud e una persona del nord, vi sembrerà strano, ma è così. Quindi in Kenya, adesso ho fatto l'esempio del Kenya, ci si muove. Cioè, per muoverti, per sponsorizzare persone lì e per costruire il business lì, devi conoscere determinate cose. Quindi, se ti arrivano con 2 ore di ritardo, devi fartene una ragione. Magari in Francia è diverso, magari in Germania è diverso, magari in Norvegia, in Russia, negli States è diverso. Tipo, gli Stati Uniti sono completamente diversi dal Sud America, dal Brasile. Il brasiliano ha un'altra psicologia. Quindi, se volete aprire il business e il mercato in Brasile, dovete rendervi conto che lì vivono alla giornata. Hanno una capacità di fare passaparola straordinaria. I brasiliani sono potentissimi. Infatti, il network lì, quando aggancia, spacca veramente tutto. Cioè, in Brasile, poi il Brasile è gigantesco. Però avete capito il senso? Questo è un altro consiglio importantissimo. Del buon di Gasparro, ok? Fatene tesoro, non fate i failman, non comportatevi come le persone superficiali che poi tentano di aprire un business, tentano di aprire una nazione e alla fine non ce la fanno, non realizzano una mazza. Se io fossi a Catania e volessi spostarmi a Palermo, ci sono delle strategie specifiche da seguire o succede con il tempo? Naturalmente, ok, quindi Catania, Palermo, mi parli comunque della Sicilia. È specifico, bravo. Sul territorio siciliano, se tu ti vuoi spostare da Catania a Palermo, è fin troppo semplice il discorso, perché alla fine, cioè, stai sullo stesso posto, ok? Quindi io non mi sento di dirti poi così tante cose su uno spostamento così semplice, anche perché poi lo capirai tu, Angelo. Lo capirai tu, cioè quando inizierai a muoverti da questo punto di vista in spazi così piccoli, lo capirai tu da solo piuttosto velocemente che devi fare A piuttosto che B, muoverti dal punto di vista C piuttosto che K, ok? Quindi dipende da alcune cosine, ma in linea di massima è piuttosto semplice, è veramente semplice, ok? La mia domanda è una domanda più basic, un po'. Oh, sì, ok. Allora, però aspetta, tu mi parli dello spostarti a Palermo, strategie specifiche da seguire. Se sei a Catania e ti vuoi spostare a Palermo, ma a vivere, Angelo? Perché sennò è un altro paio di maniche anche lì. Cioè, veramente un altro paio di maniche. La mia domanda, sì, questo che ho fatto. Ovviamente, se intendi aprire. Vediamo un po'. Ovviamente, se intendi aprire business all'estero, credo che in primis devi essere presente sul campo. Certo, assolutamente sì. Come ho visto fare in Sudafrica, certo, assolutamente sì. Se vuoi aprire il business all'estero, devi per forza stare sul campo. Bravo. Fabrizio ha fatto una domanda intelligentissima. Quando aprite un mercato, indipendentemente dal fatto, e questo è indipendente, dal fatto che è aperto o chiuso il mercato, voi dovete mettervi l'anima in pace, che dovete prendere un aereo e dovete andare lì. Non potete pretendere di fare solo incontri Skype, come quei leader del network che vogliono vedere le loro reti crescere solo attraverso Skype call. Ogni tanto devi muovere il deretano, bisogna muovere il deretano, ok? E andare sul campo a muoversi, a spiegare, a fare. Bisogna farlo ogni tanto, ragazzi. È così, le persone hanno bisogno anche di sentirvi offline, cioè stringervi la mano, sentire la vostra emozione, sentire la vostra psicologia, sentire i vostri consigli di persona, cambia tutto, cambia veramente tutto. Questo è importantissimo. Non fate come tanti che aprono gruppi di qua e di là e non ci vanno mai.
Cioè, è sbagliato. Cioè, che pretendete? Che vi nascono Crown Ambassador sotto la vostra downline, Corona Ambasciatori multipli, giusto con una Skype call, giusto con una Zoom call? Cioè, dovete muovere il deretano e dovete andare in zona a lavorare. Questa è una cosa importantissima, mi ha detto Fabrizio. Io non so chi è connesso e mi sta mandando messaggi su WhatsApp, a parte il fastidio enorme che mi state creando, ok? Perché siete veramente fastidiosi. Allora, fatemi leggere. Ma non posso rispondervi, quindi se state guardando la live, abbiate pazienza, attivate il cranio, quei due neuroni che avete in testa, e per favore cercate di capire che sto lavorando. Annalisa, meglio essere puntuali e non si sbaglia. Eh sì, è chiaro, assolutamente sì. Ma guardate, anche il discorso della puntualità cioè, ci sarebbe da fare una live di 3 ore solo sulla puntualità. C'è tutto quello che può nascere se uno è puntuale o non è puntuale. C'è sta tanta roba. Eppure anche lì in Italia riusciamo purtroppo ad essere dei failman. Bene, era quello che immaginavo, grazie mille. Ok, Angelo, sono contento che ti ho risposto allora. Molto bene. Stiamo parlando di business, ovviamente. Sì, no, è molto semplice, Angelo. Quando vi muovete in un arco di il vostro spostamento, che ne so, è di 200 km, faccio l'esempio. 200-300 km. È semplice, dai, sulla stessa nazione, di qua e di là, è molto semplice. Se la compagnia, dice Christian, non ha il mercato aperto in uno stato e la persona si è spostata a vivere lì, come è meglio procedere? Questa è una domanda intelligentissima, per esempio. Bravissime che mi fate queste domande. Dovete rendervi conto se il mercato è chiuso, dovete rendervi conto se ne vale la pena, cioè dovete trovare veramente i leader con le palle. Serve gente molto cazzuta per fare sta roba. No, niente domande, niente paranoie sui prodotti che non ti arriveranno, sui prodotti che dovrai andarti a prendere tu alla frontiera, perché succedono queste cose. Niente paranoie, niente domande extra sul piano marketing, serve massima fiducia. No, ma allora il pacco mi arriva in ritardo, stai muto. Cioè, proprio sto livello qui serve per aprire i mercati, eh. Io lo so che poi vi dico cose crude, dirette, ok, però tanto è quello che vi serve poi nella vita di tutti i giorni, nella vostra attività di network marketing. Lo so come funziona, ok? Cioè, abbiate pazienza. Perché certe cose le ho fatte. Dovete veramente trovare persone coi contro con gli occhi, cioè gente veramente tosta che non si fa domande e che non rompe le scatole, che è pratica, semplice, alla portata di mano. Perché stiamo parlando di un tentativo di mettere in piedi un'impresa vera e propria. Perché quando il mercato è chiuso, è una vera e propria impresa a metterlo in piedi, non è un gioco. Vi faccio alcuni esempi del mercato. No, vabbè, non so se dirvele queste cose così. Vabbè, dai, ve le dico lo stesso o metto qualche punto. Perché sennò poi sono troppo diretto, troppo trasparente, magari mi frego a dire le cose. Ok. Quindi, mercato, esempio del mercato Senegal, ok? Congo, Nigeria. Voi, dal punto di vista delle spedizioni, non sapete, fino a quando il mercato è chiuso, non sapete se voi tentate di spedire dei prodotti e dei pacchi al vostro nuovo incaricato che vuole fare l'impresa, voi non sapete se quei pacchi verranno bloccati alla frontiera. Se non conoscete bene il territorio, per quello vi dico che è importante muoversi prima. Alla frontiera, voi non. Che cosa. Che fate? Cioè, quando arrivano i vostri prodotti lì dalla vostra compagnia di network, ah, questo qui è un prodotto di Chucha Way, di cucchiaio on fire. Sì, quindi quelli ti dicono, ok, allora cosa ci dobbiamo fare? Ce l'hai l'autorizzazione per farlo entrare questo prodotto qui? Ma veramente sequestrato. Perché quelli fanno così, eh? Sequestrato immediatamente, senza stare a perdere tempo, eh? Sequestrano tutto, portano a casa e via. In diversi paesi, non faccio nomi,
perché sennò poi rompete le scatole magari qualcuno di qua e di là. In alcuni paesi, comunque, per esempio, fregano la merce, non, anche se è autorizzata addirittura. In alcuni paesi avete bisogno di contatti alla dogana, per esempio. Ok? Poi non voglio andare troppo oltre perché per ovvi motivi. Poi se siete intelligenti da farmi le domande giuste, magari rispondo. Sui prodotti abbiamo trovato la soluzione ideale. Esatto, è molto importante, molto importante. È assolutamente importantissimo. Ok? Trovare la soluzione ideale. Sembrerà una cavolata, ma sia per i prodotti, sia per il piano marketing, per le spedizioni, per tutto quanto, se il paese è chiuso, dovete trovare sempre la soluzione ideale. E la cosa più brutta, è la cosa più brutta e più fastidiosa, è che dovrete fare sempre tutto voi. Nessuno vi aiuterà. Non sto tentando di demolirvi, non sto tentando di buttarvi giù psicologicamente, ma qualcuno doveva pur dirvelo. È così. Dovrete fare tutto da soli. Non esisterà nemmeno molto probabilmente l'aiuto da parte della vostra upline, perché magari la vostra upline è impegnata ad aprire altri mercati e non ha con più persone di voi e magari non ha tempo da dedicare all'unica persona che voi adesso gli avete tirato fuori perché siete fomentati che volete aprire il business all'estero. Quindi aspettatevi di lavorare sempre e completamente da soli, sempre e comunque. Questa è una cosa che dovete sapere. Ma allora è difficile, ma allora a questo punto ci ripenso. Fai bene a ripensarci, così magari non perdi tempo e ti focalizzi a lavorare sulla tua zona. Cioè, ragazzi, è così, è inutile starsi a prendere in giro, è inutile che date retta a tutti i leader che vi fanno vedere il lifestyle, meglio noto come lifestyle, su Facebook, perché loro ancora l'hanno fatto, qualifiche grosse, girano il pianeta, aprono gruppi, c'hanno gli impicci. È così, ragazzi, o hanno gli impicci o hanno il papi che caccia i soldini. O hanno gli impicci o hanno il papi che caccia i soldini. Perché come fanno a girare il mondo che non hanno ancora la qualifica che genera gli introiti per poi no, spendere e espandere in giro per il mondo? Ma secondo voi, cioè ma ve lo deve dire Riccardo Di Gasparro? Ma secondo voi questi come fanno a girare tutto il mondo? No, che lifestyle, una volta se ne vanno in crociera, una volta di qua, una volta di là. Ma secondo voi... Cioè, gli guardate la qualifica e nella stragrande maggioranza dei casi non ce l'hanno, ok, una qualifica grossa che supporta con quei soldi che entrano tutti questi giri, ma secondo voi quelli... Cioè, ma vi volete svegliare? Cioè, perché molti ci cascano, cioè, datevi una svegliata. Cioè, ma secondo voi quelle persone fanno tutti questi giri grazie alla loro attività di network o è grazie perché c'hanno il papi che tira fuori i soldi? La famigliola, i conti di famiglia, o c'hanno gli impicci, impicci e imbrogli con upline, perché adesso queste cose, figuriamoci, nel mondo del network marketing degli ultimi 5-7 anni, gli impicci economici con l'upline che si passano soldi, si spostano reti, fanno tutte cose, no? È all'ordine del giorno nel network marketing tutta sta roba. Però queste cose ve le dice soltanto Riccardo Di Gasparro. Lo so che può sembrarvi strano perché ne parlo solo io in Italia di queste cose. Però è così, ragazzi. È così. Mi dispiace svegliarvi dal vostro sogno che con la prima qualifica, le due qualifiche, girate tutto il pianeta e aprite tutti i mercati. Mi dispiace avervi smontato questo sogno. Ma qualcuno ve lo dovrà pur dire. Qualcuno ve lo dovrà pur dire, se no voi vi montate i castelli in aria, vi montate mille sogni. Ah no, lo fa lui, allora lo faccio anch'io. La cosa più grave è che queste persone non si rendono conto che poi il loro team, le loro squadre in downline vorranno fare le stesse cose. E beh, poi valla a fermare l'entusiasmo di uno che ha fatto il primo rank e che vuole muoversi. Ma vai a uccidere l'entusiasmo poi. La mia upline l'ha fatto. Sta andando in continuazione ad aprire tutto il globo terracqueo, fa lifestyle da tutte le parti, cavolo, lo posso fare anch'io. Poi vi fate un viaggetto negli States, magari andate a Manhattan,
magari andate a San Francisco, che costa tantissimo, e vi spezzano le gambe. Appena arrivati lì, finite tutti i soldi e andate da McDonald's a elemosinare un hamburger con patatine fritte. Perché è così, come il discorso di quelli che fanno indebitare per forza tutti i distributori, li fanno indebitare per raggiungere la qualifica loro sopra, che ci sono questi soggetti in Italia, eh? Sta live farà un casino allucinante, mi odieranno a morte sicuramente. Fanno degli impicci allucinanti che non avete nemmeno lontanamente idea. Dai, aziende anche famose, che io rispetto ovviamente, ma aziende anche famose. Eh no, perché ultimamente mi è arrivata una persona dal blog che voleva lavorare, entrare nella mia squadra di qua e di là. Eh no, perché nel mio network, purtroppo io ho fatto qualifica, ma mi hanno costretto a fare degli ordini, mi hanno costretto a fare X o Y azione per l'upline, e io sono rimasta inchiappettata. What? Che cavolo hai detto? Non fammi capire, calma, ripeti. Sono rimasto sconcertato. Cioè, sono rimasto veramente all'IP, cioè anche il nome dell'azienda di qua e di là. Cioè, questo per dirvi. Eh sì, ragazzi, Raffaele, è la cruda verità, esatto, quello che nessuno in Italia ha il coraggio di dirvi. Ragazzi, è così. Bisogna conoscere il mercato e le finanze dello Stato in cui vorresti aprire il tuo business. La faccenda è complicata. Bravissimo, quello è un altro punto. Che moneta c'è? Che rapporto c'è? Esempio, il mio prodotto in Italia costa 30 euro. Lo stipendio medio della persona di quello stato, quant'è? Magari scoprite che è 80 euro. E allora capite bene che dovete fare delle azioni completamente diverse rispetto all'Italia, cioè dovete muovervi con molta più intelligenza. Matteo. Credono di essere più furbi comprando una qualifica e facendola una volta per poi fatturare 15 euro e mezzo per un anno e mezzo, ma grazie agli impicci loro hanno il lifestyle. Esatto, esattamente. Tanto lo so che poi succede un casino, prima o poi arriverà qualcuno in live a rompermi le scatole. Ah, ovviamente, lo ripeto, già prima che succede, se arriva qualcuno, prende, insulta, denigra, calunnie, cose, vi prendo a pedate, vi cancello e vi blocco subito, cioè non c'ho tempo da perdere con la vostra immondizia. Ok, perché tanto questa live e questi video saranno guardati in futuro da tantissime persone ed è giusto sottolinearlo. È molto importante, ragazzi, è estremamente importante capire, comprendere queste cose. Se non le comprendete, poi non vi lamentate, ripeto, che non riuscite a raggiungere determinati obiettivi. Ok? Questo è un punto molto importante. Mi stanno arrivando tanti di quei messaggi stamattina su WhatsApp che non avete idea, perché poi durante le live mi si abbassa sto coso davanti, oh, questo ha detto, questa, mamma mia. Ok, ragazzi, vedo che anche il canale YouTube sta crescendo tantissimo e mi fa molto piacere. E niente, ragazzi. Ok? Quindi anche oggi, signori, abbiamo, perché vedo che questo è un discorso un po' più complesso, non avete molte domande, ok, da fare. Io direi che a questo punto possiamo chiuderla qui. Quindi taggate i vostri distributori, colleghi, condividete questa live, fatene tesoro veramente, perché fate ascoltare queste informazioni ai vostri, perché è veramente molto importante comprendere come si apre un mercato, i limiti. Tutte queste paranoie, ok, è molto importante, perché altrimenti rischiate di perdere tempo. Investite tempo, un mese, ad aprire il Togo, ok, che magari se avevate la freddezza di analizzarlo un po' prima, ok, in tranquillità, vi rendevate conto che non era proprio possibile e che era totalmente inutile anche solo provarci, ok? Quindi muovetevi con intelligenza, fate le cose come vanno fatte, ok. Sì, rivedetela, bravissimi. Fate le cose come vanno fatte e basta. E il resto verrà da sé e il resto verrà grazie all'esperienza. Io posso permettermi il lusso di farvi queste live, ripeto, perché io per primo le ho provate, io ho fatto tutta sta roba di cui vi
vi parlo, ok? Ho avuto a che fare con miliardi di leader, miliardi di aziende, miliardi di distributori di X nazione, Y nazione. Quindi fidatevi che quello che tento di trasmettervi ha un valore, grande valore, però poi sta a voi, ok? Quindi, se avete distributori che vogliono capire come aprire il mercato all'estero, perché non dovrebbero, perché invece sì, se il mercato è chiuso, se il mercato è aperto, tutta sta roba qua, fategli vedere questo incontro online con Riccardo Di Gasparro e vi risparmiate un sacco di tempo e pure tanta fatica. Ok? Buona giornata a tutti, ragazzi. Rientro al lavoro, ho da fare un sacco di cosine, blog. Autorisponditori, c'è cioè un sacco di cose da fare e tra l'altro oggi ho anche un evento sul campo. Va bene? Buona giornata a tutti, ragazzi. Ciao ciao.